Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. L'apertura è dedicata ai trasporti, in particolare quello aereo. Parliamo della situazione sul futuro dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze Peretola. Ci sono ancora posizioni definite distanti a livello politico e non solo. L'apertura la affidiamo alla firma di Alessio Poggioni. Erano insieme al tavolo della conferenza stampa ieri per presentare il nuovo tracciato della tranvia che da Firenze porterà a Sesto Fiorentino. Eppure tra Giani, Nardella e Falchi, rispettivamente alla guida della regione, dei comuni di Firenze e Sesto, c'è un macigno nel mezzo che è il futuro dell'aeroporto di Peretola. Lo si capisce dalla rapidità delle risposte di chi tuttora appare su posizioni divergenti. La tranvia non ha a che fare con la questione del potenziamento, progetto su cui continuiamo a lavorare. Non ho visto, perché non ci sono per adesso, nessuna proposta, nessuna piantina, nessuna cartina, nessun progetto, quindi non ho in questo momento altro da aggiungere se non quello che ho sempre detto. Del resto, l'ampliamento del Vespucci è una questione discussa ormai da anni, che dopo la bocciatura del Masterplan del 2020 da parte del Consiglio di Stato è tornata nel dibattito saltuariamente con poca enfasi, almeno fino a febbraio di quest'anno. Qui, dopo una cena segreta tra i sindaci della Piana, quelli di Prato e Firenze e il presidente Giani, si cominciò a parlare di una pista più corta, di 2.200 metri totali, e di un nuovo metodo politico fatto di dialogo e non di muscoli, ma anche la ritrovata stagione della concertazione rischia di abbattersi contro un muro, dato che il fronte del no all'ampliamento di Peretola la continua pian piano a crescere, al punto che dopo il colpo assestato dal PD Sestese, oggi nella coalizione di governo della città, che ha ribadito la propria contrarietà all'opera, si aggiunge in queste ore anche la Federazione di Prato con il segretario Marco Biagioni, che si è unito al coro dei sindaci di Poggio a Caiano e Carmignano, oltre a quello di Prato Biffoni, che si era detto pronto a valutare qualsiasi progetto nel merito, ma fermo sulla difesa della sua città dai possibili impatti del nuovo scalo. Così appare plastica la separazione territoriale tra appartenenti alla stessa area politica. Da una parte il Pratese, insieme alla Piana, contrario all'opera, e dall'altra il PD fiorentino e regionale, favorevole all'ampliamento. Una frattura sempre più profonda che probabilmente né la mediazione locale né la spinta sulle infrastrutture in presta dal governo Draghi sapranno colmare nel breve periodo. Interventi di messa in sicurezza idraulica nella piana pistoiese, il tutto per 14 milioni di euro. Oggi c'è stato il sopralluogo dell'assessore regionale Monia Monni, Patrizio Ceccarelli. Interventi per 14 milioni di euro per la messa in sicurezza idraulica di Quarnata e zone limitrofe, alcuni già realizzati, altri in corso di realizzazione sui cosiddetti corsi minori, che però spesso sono causa di allagamenti di intere zone a sud di Pistoia. Oggi il sopralluogo dell'assessore regionale alla difesa del suolo, Monia Monni, insieme al presidente del consorzio di bonifica Medio Valdarno, Marco Bottino, e al vice sindaco di Quarnata, Gabriele Romiti. Questa cassa d'espansione è ultimata, è già entrata in funzione nel 2021, è una cassa d'espansione che serve il torrente Ombroncello, è un'opera al valore di 1.300.000 euro, investimento della Regione Toscana realizzata dal consorzio di bonifica. Ovviamente la collaborazione con il consorzio, ma anche con le istituzioni locali, con il comune in particolar modo, per noi è fondamentale perché in questa zona, a Quarrata in particolare, ma comunque in tutta la piana del Pistoiese, chiaramente c'è un assetto idrogeologico molto delicato e tanti sono stati gli interventi nel corso degli ultimi anni. Solo a Quarrata, dal 2018, Regione Toscana ha investito, impegnato e investito più di 9 milioni di euro. L'ultimo intervento partirà, l'ultimo ma non l'ultimo, l'ultimo in ordine temporale, a giugno partiranno i lavori ed è un'ennesima cassa di espansione, stavolta sullo Stella, altro corso d'acqua piuttosto capriccioso, e sarà un intervento da altri 5 milioni di euro. Per mitigare i rischi idraulici in tutta questa zona qui, quindi la zona del Barba, la zona di Valenzatico, tutta la zona di via del Cantone, la zona di via del Falchero, ed è una cassa d'espansione di 30.000 metri cubi come contenimento delle acque, importantissima per tutto questo. Uno dei tanti, tantissimi interventi fatti a Quarrata in questi anni. Quarrata, che noi consideriamo una città vitale, importante, fondamentale, che credo dovrebbe essere additata come esempio anche al di fuori della Toscana. Giornata di sgomberi a Prato e a Firenze, nella città lananiera, nuovo blitz a Santa Cristina, l'immobile ex Croce Rossa era stato nuovamente occupato. Alessandra Grati.
A 2 settimane di distanza dall'ultimo blitz, le forze dell'ordine sono tornate a Santa Cristina per un nuovo maxi controllo all'interno dell'ex complesso della Croce Rossa, diventato nel tempo rifugio di sbandati e delinquenti. L'intervento, coordinato dalla questura e deciso dalla prefettura, ha visto impegnati una 60 tra agenti della municipale, poliziotti e carabinieri. Utilizzato anche l'elicottero del reparto volo di Peretola, che dall'alto ha monitorato la situazione. Il controllo è scattato stamani poco dopo le 8. All'interno del complesso sono state trovate 16 persone, 5 italiani e 11 stranieri di nazionalità marocchina e nigeriana, che sono stati portati in questura per gli accertamenti e poi denunciati per invasione di terreni ed edifici. Come avvenuto anche l'ultima volta, sono stati fatti controlli con le unità cinofile antidroga per cercare eventuali materiali di provenienza furtiva, ma non sono stati trovati né stupefacenti né refurtiva. A partire da oggi la proprietà del complesso ha iniziato a blindarlo e a metterlo in sicurezza attraverso un sistema di telecamere collegato con un istituto di vigilanza privata. Esacri ha anche affidato all'Agenzia delle Entrate la perizia per la vendita dell'immobile. L'offerta sarà pubblicata nelle prossime settimane. Questa dunque è la notizia dello sgombero a Prato. A Firenze invece è proseguita la protesta dei 3 giovani che da ieri mattina si trovano sul tetto di un edificio in Viale Corsica. Lo stabile, che come noto era occupato da anni, era stato sgomberato nelle scorse settimane dalla polizia, ma nella giornata di ieri i 3 sono riusciti a entrare nuovamente e a raggiungere il tetto. Nel corso della nottata hanno anche acceso dei fumogeni di color rosso. La polizia, entrata nell'edificio, li ha sorvegliati a distanza. Adesso parliamo di giudiziaria perché, come è stata ufficializzata oggi, passa in giudicato la condanna a 4 mesi per l'ex appuntato dei carabinieri Marco Camuffo, accusato di aver violentato con un collega 2 studentesse americane a Firenze. Per l'ex militare si aprono quindi le porte del carcere alla Dogaia di Prato. Diventa definitiva la condanna a 4 anni e 4 mesi di detenzione per l'ex carabiniere pratese Marco Camuffo, accusato di aver stuprato a Firenze con un collega di pattuglia 2 studentesse americane la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017. La Corte di Cassazione ieri sera ha confermato la sentenza emessa dai giudici d'appello, scontando solo 2 mesi. Per l'ex carabiniere si aprono adesso le porte del carcere. Secondo quanto spiegato da Cristina Menichetti, legale di Camuffo, l'ex appuntato si è presentato già oggi nel carcere pratese della Dogaia per costituirsi, anche se ancora non è stato trasmesso l'ordine di carcerazione. Per un caso del destino sempre ieri, ma stavolta in corte d'appello, si è celebrato anche il processo di secondo grado nei confronti dell'altro militare che era di pattuglia con Camuffo. I giudici hanno ridotto la pena nei confronti di Pietro Costa da 5 anni e 6 mesi a 4 anni. I 2 carabinieri avevano fatto scelte processuali diverse, l'abbreviato per Camuffo, il rito ordinario per Costa. Si spiega così la diversa tempistica dei procedimenti giudiziari. Le 2 studentesse americane avevano accusato Camuffo e Costa di averle violentate dopo averle riaccompagnate a casa in Borgo Santissimi Apostoli. I 2 militari avevano conosciuto le ragazze dopo essere intervenuti alla discoteca Flo di Piazzale Michelangelo per la segnalazione di una rissa. A quel punto, violando ogni consegna, visto che erano in servizio, avevano deciso di dare un passaggio alle giovani fino a casa dove è avvenuta la violenza. Entrambi sono stati espulsi dall'arma. Inizia domani 7 aprile con l'avvio dell'udienza preliminare al Tribunale di Prato il percorso processuale sulla morte di Luana Dorazio, la giovane di 22 anni deceduta il 3 di maggio del 2021 mentre stava lavorando al suo orditoio in una fabbrica di Montemurlo. L'udienza potrebbe però subire subito uno slittamento dovuto all'impedimento di uno degli avvocati difensori dei 3 imputati. E ricorderete la vicenda di Nera con il ritrovamento di un cadavere in un container a Empoli. Ebbene, è stato ritrovato, grazie alle telecamere e videosorveglianza, il cassonetto dove la vittima dormì. Si trovava in una zona di Firenze Sud, ripreso appunto dalle telecamere, mentre entra proprio all'interno del cassonetto. I particolari con Caterina Gonnelli.
Dopo aver vagliato le immagini registrate da numerose telecamere di sorveglianza installate nelle strade fiorentine sia dal comune che da cittadini privati, i carabinieri del nucleo investigativo sono riusciti a individuare il cassonetto per la raccolta differenziata della carta dove si rifugiò per trascorrere la notte fra il 27 e il 28 marzo il giovane immigrato di origine somala, che il giorno dopo fu ritrovato senza vita in un container di un'azienda per il trattamento dei rifiuti di Empoli. Il cassonetto si trova nel quartiere di Gavinana a Firenze. È stato così aggiunto un nuovo importante tassello alla tragica successione di eventi che ha portato alla morte del giovane, suffragando l'ipotesi delle forze dell'ordine che sia probabilmente avvenuta in modo accidentale, quando il contenuto del cassonetto è stato rovesciato in un camion compattatore e poi trasportato fino ad Empoli. L'autopsia sul corpo del ragazzo ha evidenziato che il decesso è avvenuto per compressione. Il deceduto, noto alle forze dell'ordine con molti alias di età tra 20 e 27 anni, non aveva con sé né denaro né documenti o altri effetti personali, tranne un foglio che attestava l'ultimo controllo di polizia avvenuto a suo carico poche ore prima, intorno alle 23 di domenica a Firenze, nella zona di Novoli. In Italia, dal 2013 e senza permesso di soggiorno dal 2019, era noto alle forze di polizia per piccoli precedenti. I video delle telecamere mostrano il giovane mentre alle 23.45 circa del 27 marzo entra in un cassonetto della carta in piazza Cardinale Lia della Costa, per poi non uscirne più. Il questore di Livorno ha chiuso per 10 giorni una discoteca sulla scogliera sud della città dopo l'accoltellamento di un giovane e il conseguente arresto di un 18enne livornese la notte del 20 marzo scorso. Adesso voltiamo pagina. Inaugurato un ambulatorio solidale a Montedomini a Firenze, aiuterà tutte le persone in difficoltà. Un'operazione che aspettavamo da tempo, avevano iniziato con le consultazioni telefoniche durante la pandemia, un grande lavoro di squadra portato avanti da Montedomini, da Hauser, dal comune e ovviamente dalla parte dell'azienda sanitaria. Apre un ambulatorio solidale all'interno del Montedomini di Firenze e che sarà messo a disposizione di chi è in difficoltà. Un ambulatorio speciale, un ambulatorio che dà sostegno alle persone, ai cittadini in difficoltà, i più fragili nel nostro territorio. Persone per esempio che non hanno residenza e quindi non hanno il tesserino sanitario, quindi non hanno il medico di famiglia. Certo noi non ci sostituiamo a nessuno, anzi invitiamo le persone ad andare al proprio medico di famiglia e diamo consigli e facciamo alcune visite specialistiche a persone che non sono in grado né hanno la possibilità economica di poter farle. Questo è un po' il nostro obiettivo. Quante persone contate di aiutare? Allora, se si fa riferimento ai teleconsult che abbiamo attivato durante la pandemia, siamo arrivati sulle 350. Ora bisognerà vedere, però, con l'accordo fatto con tutte le reti di solidarietà del Comune di Firenze, quante persone manderanno. Noi si pensa di arrivare su queste cifre qui, insomma. Un incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha distrutto una villetta in località Doganaccia, sulla montagna pistoiese, nel comune di Abetone Cutigliano. Per fortuna non risultano persone coinvolte, qui vediamo le immagini. Sul posto sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, giunte da San Marcello Pistoiese e dal comando provinciale di Pistoia. Andiamo avanti con il nostro giornale. Ci sono effetti collaterali che il virus ha lasciato sulla salute mentale. Se ne è parlato in Palazzo Vecchio a Firenze con il progetto Itaca. A 2 anni dall'esplosione della pandemia da Covid-19 si sente forte e chiaro il grido di allarme degli psichiatri sugli effetti collaterali che il virus ha lasciato sulla salute mentale e sull'equilibrio psicoemotivo, soprattutto dei più giovani. Se ne parla in Palazzo Vecchio a Firenze con il progetto Itaca. Se il pericolo più grave, quello della sopravvivenza, sembra essere scongiurato grazie alla campagna di vaccinazione, gli effetti delle paure, delle incertezze economiche e dell'isolamento sociale sono l'ultima frontiera dell'emergenza. Questa è una pandemia che prima ha avuto caratteristiche puramente sanitarie, poi economiche, poi sociali, ma ora stiamo vedendo l'onda lunga legato all'incremento delle patologie psichiatriche, in particolar modo le crisi d'ansia,
aumentano fra il 25 e il 30%, le crisi depressive sono ancora più significative, gli attacchi di panico, soprattutto in ragazzi giovani vediamo fenomeni legati ai disturbi delle condotte alimentari, problemi legati all'autolesionismo, tentativi di suicidio. Ha una generica condizione di stress post-traumatico legato un po' alle paure di un virus invisibile, quindi di una minaccia non controllabile da una parte, e poi anche all'isolamento e a quelle misure legate al lockdown. La solitudine che ha portato la pandemia però non deve essere demonizzata, si può guardare con gli occhi di un bambino. La capacità di stare soli è una cosa che si acquisisce attraverso un lungo percorso che inizia fin dall'infanzia, insieme alla nostra mamma, insieme agli educatori, imparando a giocare con noi stessi. Il bambino impara a giocare, poi si rivolge alla mamma, la mamma vede che lui non ce la fa stare da solo, lo chiama, gli dice stai attento, e lui riprende poi a giocare e aumenta questa capacità di stare da soli. E noi da adulti dobbiamo recuperare questa capacità di fare da genitori a noi stessi e da riuscire a essere capaci di stare da soli giocando con il nostro mondo interno più profondo, quello della nostra mente emotiva, quello che tralasciamo un po' troppo quando ci identifichiamo nei ruoli che dobbiamo sostenere durante tutta la giornata. Pensati con il cuore, si riparte. Questi i nuovi progetti di Unicoop Firenze. Dopo oltre 1,2 milioni di euro di donazioni e 81 progetti sostenuti, sono ripartiti progetti pensati con il cuore. Le raccolte fondi della Fondazione Il Cuore si scioglie con le associazioni e le sezioni soci Coop sul territorio. Obiettivo: sostenere chi ogni giorno in Toscana è impegnato ad affrontare problematiche relative alla povertà, all'inclusione sociale e alla disabilità. 5 i progetti partiti il 24 marzo che termineranno il 3 maggio. Verso il futuro e oltre è il progetto del Movimento Shalom, insieme alle sezioni soci di Pisa, Cascina, Valdarno Inferiore e Valdera, per dare uno sbocco lavorativo ai richiedenti asilo attraverso la valorizzazione del territorio toscano. Il fine giustifica il mezzo è il progetto di Agrabà, Associazione Genitori per l'Autismo e sezione soci Coop di Pistoia. Visitabile è invece la sfida dell'associazione Toscanabile, che in collaborazione con la sezione Soci Coop di Arezzo vuole predisporre la formazione delle persone con disabilità e affiancarle alle guide turistiche di Arezzo e provincia. Infine, per la prima volta, i progetti pensati con il cuore superano i confini toscani per sostenere la realizzazione di una scuola in Senegal. Si può partecipare alle raccolte fondi donando online, su Eppela, ma anche nei vari punti vendita Coop, acquistando i prodotti legati ai progetti. Una volta arrivati a metà della cifra necessaria, la Fondazione Il Cuore si scioglie raddoppia l'importo. Alla vigilia della Giornata Mondiale della Salute, le api ci raccontano, pensate, lo stato di salute dell'atmosfera. 9 persone su 10, ricorda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, respirano aria inquinata. L'inquinamento atmosferico uccide 13 persone ogni minuto a causa del tumore ai polmoni, malattie cardiache e ictus. 13 milioni sono i decessi dovuti a cause ambientali che si potrebbero evitare, inclusa la crisi climatica. Nel mezzo di una pandemia, di fronte a un pianeta inquinato, il tema della Giornata Mondiale della Salute 2022 è il nostro pianeta, la nostra salute. La Terra, il pianeta in cui 3,6 miliardi di persone non hanno servizi igienici sicuri, dove 2 miliardi sono coloro che non dispongono di acqua potabile sicura per falde acquifere inquinate. L'aumento delle temperature e le inondazioni causate dai cambiamenti climatici metteranno altri 2 miliardi di persone a rischio di infezione da dengue. In un quadro così grande e critico c'è un piccolo insetto, termometro della qualità dell'aria, capace grazie alle sue qualità di impollinatore di fornirci il 75% del cibo che finisce sulle nostre tavole. È l'ape che ogni anno, grazie alla sua produzione di miele, ci racconta lo stato di salute dell'atmosfera. Le annate non sono molto rosee, in particolare queste ultime, perché i cambiamenti climatici stanno influendo a tal punto che, anziché far produrre le api e quindi contribuire all'impollinazione naturale, gli apicoltori le devono sostenere nutrendole letteralmente con acqua e zucchero,
e è come se facessero una flebo, è come se noi ricevessimo una flebo che sì, ci fa andare avanti, ma non è esattamente come mangiare, non è il nostro nutrimento. È ovvio che da questo zucchero non si produce del miele, serve soltanto a mantenere in vita le api, però chiaramente è un riscontro che ci dà l'effettivo stato di salute dell'ambiente. L'emergenza climatica c'è e ciascuno di noi può fare la differenza. Dobbiamo cominciare a inquinare di meno, quindi utilizzare meno cose usa e getta, cercare di utilizzare meno l'auto privata, andare sui mezzi pubblici. Se abbiamo terreni o giardini, perché no, contribuire con fiori o con piante, sia nettarifere che non, ma basta contribuire in un piccolissimo modo all'ambiente, se tutti facciamo la nostra parte diventa una parte parecchio grossa. Adesso parliamo di scuola. La Fondazione Cari Pistoia stanzia 300.000 euro per progetti innovativi. Ammontano a 300.000 euro le risorse messe a disposizione dal bando Scuola in Movimento della Fondazione Caripit. L'obiettivo è favorire metodi innovativi nell'insegnamento così da stimolare l'autonomia, la partecipazione e la produzione intellettuale di ragazze e ragazzi. Con queste finalità il bando premierà in particolare progetti ed azioni esplicitamente mirate a costruire contesti didattici e ambienti di studio e di apprendimento che superino i modelli statici e tradizionali del fare scuola e utilizzino le migliori risorse interne, gli insegnanti più attivi, ed esterne, esperti o educatori del privato sociale. La libertà di azione, il protagonismo e il coinvolgimento attivo di studentesse e studenti sono i nostri primi obiettivi, sottolinea Ezio Menchi, componente del CDA della Fondazione e referente per la scuola, perché li riteniamo fattori essenziali nella qualità dei processi di apprendimento. Le domande dovranno essere presentate entro il 16 maggio tramite la modulistica online disponibile sul sito della Fondazione. Rilievo sarà dato anche agli interventi dedicati a potenziare attività di laboratorio e la possibilità di richiedere contributi per gli spazi esterni, per progettare e costruire aule di nuova architettura all'aperto, quando queste siano utilizzate per favorire attività didattiche innovative. Nel 2021, in piena emergenza sanitaria, la Fondazione ha assicurato il suo sostegno a 22 iniziative finanziate per oltre 260.000 euro. Poco fa abbiamo parlato di salute alla vigilia della giornata mondiale del 7 di aprile. Parliamo adesso di alimentazione. Ecco alcuni consigli perciò per vivere a tavola in modo sano. Un antico proverbio recita: colazione da re, pranzo da principe, cena da povero. In questa frase è racchiusa tutta l'importanza che la colazione ha per il nostro corpo. La mattina infatti è il momento migliore per introdurre cibo. Una dieta corretta dà equilibrio al corpo e alla mente, ma oggi è importante pensare anche all'ambiente. Sì, perché cibo e pianeta sono fortemente connessi e approcciarsi ad un'alimentazione prevalentemente vegetale che segue la stagionalità è sicuramente il modo migliore per alimentarsi. Alla base della piramide c'è anche la frutta, fresca o secca. Il pesce azzurro resta uno degli alimenti da introdurre nei pasti. Occhio al consumo di carne, da evitare quella proveniente da allevamenti intensivi. Meglio sostituirla con uova o formaggio fresco. Sono i consigli di Armando Sarti, cardiologo, che vuole avvicinare a quella che lui chiama una sobrietà alimentare. I ritmi lavorativi spesso ci portano a pranzare fuori, trasformando la cena nel pasto principale della giornata, quando in realtà l'esigenza del nostro corpo ci dice tutt'altro. Ecco una dieta corretta. Se compatibile con i propri gusti, una colazione salata sarebbe preferibile a quella dolce, per minori effetti sul sistema metabolico dell'organismo, quindi rischio di diabete, rischio lo zucchero che aumenta nel sangue, no? La glicemia, e un'alimentazione che non sia troppo ricca né di sale né di grassi, soprattutto quelli non sani, quindi per privilegiare l'olio extravergine di oliva, l'olio buono, cereali integrali, legumi. Lo stesso un pranzo dove ci possiamo concedere un piatto di pasta, meglio se integrale, sempre con verdure, con legumi, e magari la sera una cosa più leggera, un po' di pesce, un po' di formaggio fresco, magro, o un po' di consumo di carne più sostenibile come quella bianca, se possibile biologica, sempre di nuovo con verdura.
Non è facile rinunciare al dessert. I dolci industriali sono da evitare. Meglio una crostata fatta in casa. Sempre in dose minima, basterebbe un 10% di ciò che assumiamo. Se proprio abbiamo voglia di dolce, meglio sfruttare gli zuccheri della frutta fresca con una sana marmellata fatta in casa o del miele, ma la lista può aumentare. Si sa che certi tipi di zuccheri sono molto più favorevoli, per esempio quello di cocco, che riduce la rapidità con cui viene assorbito nel sangue e quindi l'innalzamento dello zucchero nel sangue, quindi l'insulina, quindi i rischi di diabete, l'intolleranza appunto ai glucidi e così via. Niente da demonizzare, ma le quantità sono da considerare. La serata di Toscana TV si apre alle 21.15 con il film La Bandera con Gene Hackman, Terence Hill e Catherine Deneuve. È tutto, grazie di essere stati con noi, ai prossimi appuntamenti con l'informazione, arrivederci.